Ciao, sono Luca, ci troviamo al quartier generale della Lipu di Asti, presso Tigliole, dove ha sede il centro di recupero della fauna selvatica, e questo è un altro appuntamento col resoconto delle attività della Lipu di Asti. Oggi parleremo dell'educazione ambientale, quel modo con cui la Lipu cerca di aumentare la sensibilità nelle nuove generazioni. Lo facciamo tramite progetti, questi progetti hanno uno sviluppo annuale e ne abbiamo quattro di questi progetti. Il primo prevede una gita al centro di recupero della fauna selvatica, dove i bambini potranno sedersi comodamente dentro la nostra sala proiezioni, guardare il documentario della Lipu di Asti, dopodiché fare un giro turistico per il centro di recupero. Inoltre, parallelamente abbiamo anche l'attività di inanellamento con le scuole. Da quest'anno si interromperà purtroppo a dicembre, perché da gennaio non si potranno più effettuare le catture con le scuole. Inoltre abbiamo anche una serie di laboratori, il laboratorio della costruzione dei nidi artificiali, dove i bambini impegnati insieme a un operatore Lipu sapranno costruire un nido artificiale. I nidi artificiali sono importanti per aiutare questi uccelli alla nidificazione, soprattutto quegli uccelli che non sanno costruirsi il nido, come si pensa, magari gli uccelli fanno dei bellissimi nidi a forma di coppa, magari tra i cespugli o tra gli alberi, mentre ci sono altri uccelli che non sono in grado di costruirsi il nido e quindi hanno bisogno di un aiuto. Una volta costruiti questi nidi con le scuole, si potranno, sempre con l'aiuto di un operatore Lipu, appendere ai rami per far vedere ai ragazzini come nidificano gli uccelli. Inoltre, un altro laboratorio è sempre fatto in classe, si potranno costruire delle mangiatoie. Questo aiuterà gli uccelli d'inverno, come già detto, a nutrirsi e a superare l'inverno lungo e rigido. Inoltre, abbiamo un altro progetto in cui si può andare a fare una passeggiata nei dintorni della scuola. I ragazzini potranno esplorare quello che è il territorio circostante la loro città, il loro paese. Questo ci permette di aumentare, come ho già detto in precedenza, la sensibilità verso le nuove generazioni nei confronti della natura, di quello che è la conservazione della fauna selvatica. Altri appuntamenti importanti nel prossimo mese sarà il banchetto natalizio che si svolgerà il 29 e il 30 di novembre. In più ci sarà la possibilità di partecipare alla cena annuale della Lipu di Asti, che quest'anno sarà il 12 di dicembre. È un'opportunità per aiutare la nostra associazione, acquistando la confezione di Natale formata da un vino a scelta, una confezione di pasta e una confezione di lenticchie totalmente biologica. Se avete bisogno di ulteriori informazioni, trovate tutto quello che vi serve sul nostro sito internet www.lipuat.com. Ricordate inoltre di condividere i nostri video su Facebook, Twitter e YouTube.